Scusa Ricky, perché c'è Sanchez in aria che crossa. Marcus Thuram che torna al gol, non segnava da Inter Salernitana di metà febbraio e torna al gol, il suo undicesimo in campionato, oltre a svariati assist in doppia cifra anche lì. E quindi la nuova coppia di oggi, Sanchez assist, Thuram gol, Inter in vantaggio dopo 12 minuti di gioco. Sanchez che sembra partito proprio sul filo, sì, e poi Thuram che taglia bene. A esultare, a cucire addosso lo scudetto, a stringersi la mano, a fare il buffet, i brindisi, guarda il povero Borrelli, tutti i gagliardini, le cose che ha possibili e immaginabili. No, gagliardini no. Attenzione alla posizione però. Vediamo il check se a prescindere. È a filo. Per Ciala, bella Michi Di Marco, il tiro, la parata di Scuffet. Che azione ragazzi, che azione. Attenzione al Cagliari, in avanti c'è muro dopo gol del Cagliari. Arriva il pareggio del Cagliari al 64esimo che scocca proprio adesso. Il tiro di Shomurodov che stava andando bene. Ride Ugo. Ugo, guarda che ci basta lo stesso poco. Ma niente, no, pensavo a un'altra cosa. Io questa risata in faccia non me la dovevi fare. Che dormita, ragazzi, però. Mamma mia. Volevate l'insufficienza? Certo. Questo perché? Perché sei entrato in campo molle. Mano. Vediamo se c'è questo calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter. Mi è sembrato anche abbastanza clamoroso, nel senso che il braccio largo staccato dal corpo. Vediamo un po' un replay per capire bene se l'impressione era quella giusta. Allora, frattesi di testa, testa, Gerry Mina, credo che non vada braccio con largo, la volontarietà, voglio andare di testa, però un po' come Ebram in Europa, anziché guarda poi Lautaro prendere com'è. Lautaro dalla tribuna, mano. Giusto. E Ranieri che si dispera, abbassa la testa come per dire avevamo fatto la cosa più difficile. Chi tira? E adesso andrà Çalhanoğlu sul dischetto, l'uomo dei record da questo punto di vista. Attenzione perché c'è un triplo cambio, Dumfries, Carlos Augusto e Arnautovic pronti ad entrare. Sono dei rigori di ridicolo. Calcio di rigore. Sono dei rigori... Massimo? No, è una regola ridicola. Scusate, ho fatto il difensore, qualche volta ho saltato in area. Come fai a saltare o non aprire il braccio quando vai per proteggere la tua zona? Ma una volta non te li fischiavano mai. Ma io giallo dico per sempre, Mina, per proteste. Hanno fatto fare le regole a gente che sta col culo sulla sedia e non ha mai messo un paio di scarpini. Gerry Mina la pensa come te, Massimo, si fa ammonire perché continua a protestare, dice io come devo fare? Poi vedi magari Milan-Roma. No, però vedi, per esempio, io vedo spesso De Vrij, che è quello che più di tutti lo fa proprio... che in posizione anche abbastanza innaturale, ogni volta come entra in area di rigore, prima cosa mette le mani dietro e diventa difficile difendere con le mani dietro. Poi tra l'altro è girato, la palla non la guarda neanche, quindi... No, è proprio largo. No. Sì, ma anche se è largo, è girato di spalle, la palla non la guarda mai. Çalhanoğlu contro Scuffet, 74esimo minuto, Çalhanoğlu che ha segnato a Udine il suo 15esimo rigore con la maglia dell'Inter, 14esimo in Serie A. E ora ci riprova, parte Çalhanoğlu, tiro, gol! Gol di Akan! Il sultano riporta l'Inter in vantaggio, 11° gol per lui in campionato, eguaglia il suo record. Çalhanoğlu, Inter in vantaggio, 2-1 per l'Inter e fa 16 su 16 con l'Inter, 15° rigore consecutivo in Serie A, aggancia Ibrahimovic, davanti a lui solo Pazzini, a 16 in corsa anche per quest'altro record e ora bacia la folla nerazzurra a San Siro. Gol del pareggio, ancora il Cagliari che la riprende con il leo entrato Viola, erano appena entrati Viola, La Padula e Zappa per Lumumbo, Shomurodov e Di Pardo, Viola che aveva segnato anche nell'ultimo turno il 2-1 con l'Atalanta, ancora lui, ancora un gol simile, una palla buttata lì in area di rigore, Bisek di testa l'allontana, Arnautovic molle sul difensore che la rimette in avanti e poi un assist quasi involontario di La Padula col braccio, ragazzi, questo è il gol da annullare, questo è assist col braccio, mi dispiace ma non si può fare, adesso il VAR deve per forza intervenire, vediamo. Questo è un fallo di mano. Perché assist e gol non si possono fare col braccio. No. C'è l'immediatezza famosa. Braccio sinistro. Però. Vediamo. Certo, allora, Lumumbo nell'assist del gol è stato, secondo me, bravo col piede.
Qua invece era veramente fortuito, involontario, cioè non è un assist voluto. Ma c'è il check? Però no, stanno prendendo il pallone. Ma è annullato, questo è una svista. Però non c'è neanche un check? Cioè, di solito infatti check anche l'esperto arbitri di DAZN dice, secondo me andrebbe insomma... Il gol è stato convalidato, incredibilmente convalidato, con l'assist di braccio di Lapadula che allarga l'alettone, involontario, involontario, ma non conta sì, la certo, volontarietà. Certo. Ma braccio, involontario non lo so. No, e non la vede proprio perché arriva da dietro. La vede con la coda dell'occhio.